Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Urodi e Laboratorio Farmaceutico SIT, SRL. Specialità igienico-terapeutiche ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è Urodi? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere Urodi durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è Urodi? Urodi è un farmaco a base del principio attivo tirazosina cloridrato, appartenente alla categoria degli alfa-bloccanti, ipertrofia prostatica benigna e nello specifico antagonisti dei recettori alfa-adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratorio Farmaceutico SIT, SRL. Specialità igienico-terapeutiche. Urodi può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Urodi 2 mg 10 compresse Urodi 5 mg 14 compresse informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Laboratorio farmaceutico SIT, SRL. Specialità igienico-terapeutiche ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Terazosina cloridrato gruppo terapeutico. Alfa bloccanti, ipertrofia prostatica benigna forma farmaceutica. Compressa indicazioni disturbi funzionali della prima fase dell'ipertrofia prostatica benigna. Posologia il dosaggio generalmente efficace è compreso tra 5 mg e 10 mg somministrati una volta al giorno. Il dosaggio efficace deve essere raggiunto gradualmente, partendo da 1 mg, mezzo compresse da 2 mg o 0,4 ml di soluzione, da assumersi alla sera prima di coricarsi, dose starter. Successivamente, ad intervalli settimanali o bisettimanali, la dose giornaliera può essere raddoppiata a 2 mg ed aumentata fino a 5 mg o 10 mg, uno compresse da 5 mg o 2 ml di soluzione oppure da 10 mg o 4 ml di soluzione, in un'unica somministrazione giornaliera. Modo di somministrazione: dopo aver assunto la dose starter, il paziente dovrà evitare cambiamenti bruschi di posizione o attività che possano essere influenzate da vertigini o stanchezza. Ciò vale in modo particolare per i soggetti anziani. Tale precauzione dovrà essere osservata anche quando viene assunta la prima compressa ad ogni incremento di dosaggio. Le compresse seguenti di ogni dosaggio possono essere assunte al mattino. Se la somministrazione del farmaco viene interrotta per più giorni, la ripresa del trattamento va effettuata con le stesse modalità, ripartendo dalla dose starter. Insufficienza renale. Studi di farmacocinetica indicano che pazienti con funzionalità renale ridotta non richiedono alcuna modifica nel dosaggio raccomandato. Insufficienza epatica. Vedere paragrafo 4, 4. Bambini. Non sono stati determinati criteri di sicurezza ed efficacia nei bambini. Anziani. Studi di farmacocinetica effettuati nell'anziano indicano che non è necessaria alcuna modifica sostanziale del dosaggio raccomandato. È comunque richiesta particolare cautela per la titolazione della dose di tirazosina. Controindicazioni Urodi è controindicato. In pazienti con ipersensibilità al principio attivo tirazosina, ad altri chinazolinici, prazosina, doxazosina o ad uno qualsiasi degli eccipienti. In soggetti con precedenti di ipotensione ortostatica. Pazienti con storia di sincope alla minzione non devono essere trattati con farmaci alfa bloccanti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego poiché il carcinoma prostatico e l'ipertrofia prostatica benigna possono causare gli stessi sintomi, prima di iniziare il trattamento con Urodi è necessario escludere la presenza di un carcinoma della prostata. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione nei pazienti ai quali sono stati somministrati tirazosina più ACE inibitorio diuretici, l'incidenza di vertigini o effetti collaterali collegati è risultata maggiore rispetto alla popolazione totale dei pazienti sottoposti a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it assumere Urodi durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere Urodi durante la gravidanza e l'allattamento. Non pertinente. Il medicinale non è destinato all'impiego nei soggetti di sesso femminile.
vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vertigine, stordimento o sonnolenza possono verificarsi in concomitanza con l'assunzione della dose iniziale o nel caso di mancata assunzione delle dosi e successivo nuovo inizio della terapia a base di terazosina. I pazienti devono essere avvertiti riguardo tali possibili eventi negativi e le circostanze in cui potrebbero verificarsi, per evitare di mettersi alla guida o di effettuare lavori pericolosi approssimativamente nell'arco delle prime 12 ore successive all'assunzione della dose iniziale o nel caso in cui la dose venga aumentata. Effetti indesiderati. La terazosina, come altri antagonisti dei recettori alfa adrenergici, può provocare sincope. Manifestazioni sincopali si sono verificate in un intervallo di tempo compreso tra 30 e 90 minuti a partire dalla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se la somministrazione di terazosina dovesse provocare ipotensione acuta, interventi di supporto cardiovascolare risultano di primaria importanza. La ristabilizzazione della pressione sanguigna e la normalizzazione della frequenza del battito cardiaco possono essere raggiunte mantenendo il paziente in posizione supina. Se questa misura dovesse risultare inadeguata, lo stato di shock dovrà essere trattato con espansori di massa e, se necessario, si potranno successivamente usare vasopressori. La funzionalità renale dovrà essere monitorata e si dovranno applicare misure generali di supporto, secondo necessità. La dialisi può non recare beneficio, in quanto i dati di laboratorio indicano un elevato grado di legame della terazosina alle proteine. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dei recettori alfa adrenergici, codice ATC, G04K03. Urodie, terazosina cloridrato, è un agente bloccante dei recettori alfa, 1, adrenergici. Chimicamente è un derivato chinazolinico 1,4-amino-6,7-dimetossi-2-chinazolinil-4-tetraidro-2-furanil-carbonil-piperazina-HCl-diidrato. Uso nell'iperplasia, proprietà farmacocinetiche e assorbimento. La terazosina è ben assorbita, 80-100%. La terazosina ha un minimo effetto di primo passaggio e la dose quasi completa di terazosina è disponibile a livello sistemico. I picchi, dati preclinici di sicurezza cancerogenicità. È stato mostrato che la terazosina produce tumori benigni del midollo surrenale in ratti di sesso maschile quando è somministrata ad alti dosaggi per un lungo periodo di tempo. Elenco degli eccipienti. Ogni compressa da 2 mg contiene eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, E, 110. Ogni compressa da 5 mg contiene eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, E, 110. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Urodia a base di terazosina cloridrato sono Itrin, Prostatil, Teraflus, Teraprost, Terazosina DOC generici, Terazosina Exal, Terazosina Teva, Terazosina Zentiva, Unoprost, Uroflus. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.